Ciao a tutti, oggi vediamo come semplificare un radicale e trasportare un fattore fuori dal segno di radice. Partiamo con un esercizio semplice. Abbiamo una radice cubica, quindi con indice 3, di questo monomio. Prima di tutto dobbiamo scomporre in fattori primi 27. 27 è dato da 3 alla terza e quindi riscriviamo il radicale così. Innanzitutto dobbiamo sapere una regola fondamentale. Possiamo portare fuori dal segno di radice solo quei fattori che hanno esponente maggiore o uguale di 3, dove 3 è l'indice, per cui c sarà un fattore che non potrò portare fuori, perché c alla 1, 1 è minore di 3, mentre tutti gli altri li posso portare fuori. Per portarli fuori devo fare questo calcolo. Devo dividere l'esponente per 3. Quello che viene sarà l'esponente da dare alla base fuori, mentre il resto sarà l'esponente da dare alla base dentro. Facciamo un esempio. 3 alla terza, 3 diviso 3, 1, con resto 0. Quindi 1 è l'esponente che devo mettere alla base fuori e 0 è l'esponente che devo mettere alla base dentro. Stessa cosa, A alla quinta, 5 diviso 3 fa 1, con resto di 2. Quindi 1 è l'esponente che devo mettere alla base A fuori e 2 è quello che devo mettere alla base dentro. B alla quarta, 4 diviso 3, 1 con resto 1. Quindi 1 è l'esponente da mettere fuori e anche dentro. C lo ricopio. Quando l'esponente è 0, 3 alla 0 fa 1, quindi non si mette niente. Per cui il risultato finale è questo. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a svolgere questo radicale. Questa volta ho una radice cubica di tutto questo radicando, dove a differenza di prima non ho più un monomio ma ho 4 termini. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a scomporre. Vi ricordo che quando scomponiamo dobbiamo porci sempre due domande in questo preciso ordine. La prima domanda è: posso raccogliere qualcosa a tutti quanti? E la seconda domanda è: quanti termini ho? Rispondiamo alla prima. Posso raccogliere qualcosa a tutti? Sì, perché vedo che tutti quanti hanno in comune A alla quarta, quindi lo raccolgo a fattor comune. Così facendo ho questo diviso A alla quarta, mi rimane X alla terza. Questo termine diviso A alla quarta mi rimane 3X alla seconda. Lui diviso alla quarta mi rimane 3X. A alla quarta diviso alla quarta mi rimane 1. Ora, la seconda domanda quando scomponiamo abbiamo detto che è: quanti termini ho? Ne ho 4. I prodotti notevoli che mi danno come risultato 4 termini sono 2. O il cubo di binomio o il raccoglimento parziale. Proviamo a vedere se può essere un cubo di binomio. Devo trovare due cubi. Noto che questo è il cubo di x, mentre questo è il cubo di 1. Per essere davvero un cubo, questi due termini devono essere il risultato di questo calcolo. 3 volte questo termine alla seconda, quindi 3x alla seconda per 1, ce l'ho, più 3 volte lui, quindi 3x, per 1 alla seconda, 3x. Se non vi ricordate bene questo passaggio, vi invito a guardare il mio video sul cubo di binomio. Quindi, scomponendo, abbiamo radice terza di A alla quarta per x più 1 tutto alla terza. Abbiamo detto che per poter portare fuori un fattore dal simbolo di radice, dobbiamo avere gli esponenti maggiori uguali dell'indice di 3. Quindi posso portare fuori sia A che x più 1. Per portare fuori A devo fare 4 diviso 3, 1, e quindi l'esponente da dare ad A fuori è 1. Resto 1, e quindi l'esponente da dare ad A dentro è 1. Poi x più 1, 3 diviso 3, 1, quindi l'esponente da dare a x più 1 fuori è 1. Resto 0, quindi l'esponente da dare a x più 1 dentro è 0. Per le proprietà delle potenze, qualcosa alla 0 fa sempre 1 e in generale quando l'esponente 1 lo si omette, quindi riscrivendo la soluzione in bella copia abbiamo questo. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia, perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso,
Beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Magna Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.